Life Social. Eccoci qui amici di Live Social, siamo tornati sempre su Radio Veronica One, lo sapete anche questa sera non vi abbiamo abbandonati ma vi teniamo compagnia con le nostre interviste, con i nostri ospiti ed è venuto a trovarci questa sera il fotografo Davide Torchia. Intanto ciao Davide, benvenuto. Ciao, grazie. Grazie a te per essere qui con noi questa sera Davide, intanto mi piacerebbe che tu ci raccontassi un pochettino quella che è stata la tua storia con la fotografia, ovvero come è nata, quando è nata la tua passione. Allora, diciamo che la mia passione nasce già da quando ero piccolo, solo che però nel tempo non sono mai riuscito a coltivarla per problemi di tempo, comunque certo. non l'avevo mai sviluppata abbastanza. Mm-hmm. Poi diciamo che circa un paio di anni fa, a seguito di una delusione amorosa, ho deciso di dedicarmi alla fotografia e di passare un po' più di tempo, quindi ho iniziato a comprare la mia prima reflex. Mm-hmm. E quindi ho iniziato, diciamo, da autodidatta a scattare, fare determinate prove in giro per Torino, ovviamente. Mm-hmm. Essendo di Torino era molto più facile, e anche perché non essendo il mio lavoro non c'era tempo per andare troppo fuori da Torino. Certo, perché tu fai un altro lavoro. Sì, esatto. Sì, faccio un altro lavoro, questo per me è solo una passione. E quindi ho iniziato a sviluppare con la mia prima reflex. Ecco, cosa hai fatto? Nel senso, come hai sviluppato la passione poi? A livello formativo ti sei formato? Hai fatto tutto da autodidatta? Hai fatto dei corsi? Come funziona? No, diciamo che l'ho fatto tutto da autodidatta. Okay. Non ho effettuato nessun corso perché ho detto volevo iniziare ad imparare così. E niente, dopo che ho fatto il mio primo anno con la mia prima reflex, ho deciso di fare un passo successivo. Okay. Quindi di passare alla mirrorless, quindi di... Che non so cosa sia io, Davide, okay. Ignorante del settore. Diciamo che il futuro della reflex passa per le mirrorless, quindi saranno esattamente il futuro. Quindi... È veramente una passione, sì, Davide, sì, a questo sì, punto sì. È confermato. Quindi diciamo che il paesaggio è ciò che ti affascina di più da scattare, per scattare in sostanza. Sì. Che sia naturale o urbano. In realtà qui con me Davide ha portato proprio un libro che in realtà ha fatto per se stesso, no? È un libro fotografico delle tue foto scattate di Torino. Sì, esatto. Ed è molto bello. Io adesso vorrei far vedere qualche scatto, adesso così. Ti offendi se no, faccio... No, fai pure. Adesso ne prendo uno a caso, Ne prendo uno a caso. Ecco, abbiamo qua per esempio una Torino un po' innevata, devo sì. dire, quindi invernale. Ecco, aspettate, è un po' grosso. Copro anche Davide, però è veramente bello, ci sono un sacco di fotografie veramente molto affascinanti. Cioè qua sei riuscito a fotografare una luna gigantesca. Sì, quella... Difficile fotografare la luna, o no? Viene bene? No, viene bene, l'unica cosa è che bisogna colori un attimo studiarle. Colori pazzeschi. Ecco, a proposito di studio, no? Prima dello scatto effettivo, quando pigi quel pulsante, che cosa succede prima? Allora... Sicuramente non sono tutti scatti casuali, tra virgolette. Mm-hmm. Quelli un po' più difficoltosi sono quelli, diciamo, con la luna, perché okay. bisogna studiare il posto esatto. Quindi già magari un mese prima della luna piena uno inizia a studiare dove dovrà andare. E quindi... Ma è pazzesco, quindi ti vai a studiare pure quando c'è la luna piena, prima lo vai a capire. Sì, bravo. Ok, quindi praticamente vai su internet, ci sono ormai delle app anche o anche siti in cui ti dicono dove passerà la luna e tu cerchi l'appostamento giusto, perché ovviamente ti devi mettere nel punto esatto e capire la luna dove passerà. Quindi... Ma quindi quando vediamo tutte quelle foto, per esempio, del fulmine che colpisce, quello per esempio è una roba che stai lì. Sì, allora diciamo che ci sono varie correnti di pensiero. Okay. Quando ci sono i fulmini lascio la macchina fotografica scattare da sola. Sì, e quindi prima o poi lo prendi. Ok, l'hai preso ogni tanto? Sì, ho preso. Non ce l'hai una foto a farmi vedere un fulmine? No, non ce l'ha. Vabbè, no. Me la fai vedere poi. Sì, ci sarà. Fantastico, quindi c'è proprio uno studio particolare ovviamente su certe foto. Sì. Ottimo Davide, bravo. Ma che ne sai che poi magari un giorno non riesci a trasformare anche questa passione
in un lavoro forse non vuoi, perché poi diventa vincolante. Sì, un po' sì, anche per quello. Poi in realtà anche perché comunque il mio lavoro mi piace. Perfetto, quindi non c'è necessità. Sì, per ora no. Beh, per ora Davide sta bene così. Sì. Io però vorrei anche lasciare, insomma, un po' i tuoi contatti, così che le persone che ci stanno ascoltando in questo momento possano andare a vedere qualche tuo scatto su qualche pagina e quant'altro, perciò lascerò il sito web di Davide, che è www.davidetorchiaph.com, le pagine social, quindi Facebook e Instagram. Per Facebook abbiamo Davide Torchia PH uguale all'Instagram Davide Torchia PH. Inoltre vi lascio anche un indirizzo mail, torchiadavide92@gmail.com. Davide, davvero complimenti, fai delle foto meravigliose. Io ti ringrazio tanto per essere stato qui con noi questa sera a raccontarci un po' la tua storia. Grazie a voi. Ti auguro un in bocca al lupo, una buona serata. E amici di Life Social, invece, voi mi raccomando, rimanete con noi, non andate via, perché sono in arrivo nuove interviste e nuovi contenuti. Se non l'avete ancora fatto, andate a lasciare un commento o un mi piace alla nostra pagina Facebook Life Social Radio Veronica One. Life Social.